Benvenuti sul canale Nato per Vincere. Ci serve tutto il tuo sostegno. Dacci una mano a crescere e goditi questo video. Come trovare lo scopo della tua vita? Una serie di spunti di riflessione utili per trovare la propria strada nella vita. Il primo passo è quello di identificare le proprie costanti. Cosa è importante per te? Quali sono le tue passioni, i tuoi valori, i tuoi talenti? Una volta individuate le tue costanti, puoi iniziare a cercare delle relazioni associative tra di esse. Cosa hanno in comune? Come si interconnettono? Ad esempio, se sei appassionato di musica e hai un talento per il canto, potresti trovare il tuo scopo nella vita nell'insegnamento della musica o nell'organizzazione di eventi musicali. Se sei appassionato di aiutare gli altri e hai un talento per la comunicazione, potresti trovare il tuo scopo nella vita nel lavoro sociale o nel volontariato. Trovare lo scopo della propria vita è un processo che richiede tempo e riflessione. Non esiste una risposta univoca che valga per tutti. Tuttavia, seguendo i suggerimenti proposti nell'articolo, puoi iniziare a fare chiarezza sui tuoi desideri e obiettivi e a trovare la tua strada nella vita. Scrivi una lista delle tue costanti. Cosa è sempre stato importante per te, anche nel corso del tempo? Cerca delle relazioni associative tra le tue costanti. Come sono collegate tra loro? Ecco alcuni passaggi concreti che puoi seguire per trovare il tuo scopo. Prendi del tempo per riflettere su te stesso e su ciò che è importante per te. Cosa ti appassiona? Quali sono i tuoi talenti e le tue capacità? Quali sono i tuoi valori? Pensa a come potresti mettere a frutto le tue costanti per rendere il mondo un posto migliore. Non aver paura di sperimentare e di cambiare idea. Il tuo scopo potrebbe cambiare nel tempo, man mano che cresci e maturi. L'importante è non arrendersi mai e continuare a cercare la tua strada. Se i nostri video ti piacciono, ti prego iscriviti al canale e condividi il video con gli amici. Ci serve aiuto per crescere. Creare contenuti è impegnativo. Grazie mille.